Ciao a tutti, siamo qui ritrovati per la terza vetrina e quindi l'iniziativa adotta un orologio. Difatti la vetrina è vuota in questo momento perché gli orologi sono tutti dentro in attesa che di essere aspettando. Mostrati con la ruota di pavone aperta. Certo. Per far vedere quello che è il Carlino Certified Pre-Owned. Quindi CPOC. Certified Pre-Owned Carlino. Scrivo sulla garanzia. Bravo. E gli fai anche una ceralacca. Gli fai fare una ceralacca. Ok. Così almeno gliela lasci ai ragazzi. Cambia colore, falla magari giallo. Ragazzi, mi raccomando. La mole d'oro Pre-Owned Certified. Andiamo a vederli. Vamos. Eccolo, il campo verde. Il Carlino Pre-Owned Certified. Iniziamo, Miki. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Un bel Wimbledon. Partiamo subito con un Wimbledon che non guasta mai. Questo è un 41 mm. Sì. La referenza è il 126.334. Fai vedere anche il lato B, per favore, Miki. Grazie. Un 2020 di Verga, ovviamente, full set. Luigi Verga, ragazzi. Mica tre galline. Lunetta in oro bianco. Sì. Bello. Orologio, insomma, cosa dirvi di più di questo orologio che è praticamente come nuovo ed è quello, uno di quelli più richiesti. Sì, tra virgolette questo qua è anche, si può dire, quello più pregiato perché abbiamo la lunetta oro bianco, il bracciale, il bracciale Jubilee e quadrante Wimbledon. Quando andiamo a vedere i prezzi, ragazzi, bisogna sempre tenere in considerazione, perché poi magari trovate un prezzo inferiore, ma facendo poi caso soltanto dopo, siete di fronte a un orologio che ha la lunetta liscia e il più delle volte anche un bracciale Oyster. Miki, senti, posso chiederti quant'è la richiesta di questo prezzo? Il prezzo di sito è 13.100. Bello, molto bello. Ok. Vi dico anche i prezzi oggi, così non si arrabbia nessuno. Bravo, sì, ecco. Passiamo al prossimo. Vai al secondo, Miki. Ok, allora il prossimo è... Vai. Eccolo qua. Ah, una vecchia conoscenza. Una vecchia conoscenza. L'abbiamo visto anche sul mio sito. Milgauss 116-400 del 2010. Sì. Condizioni ottime. Ok, full set assolutamente. Gira il mondo, gira. Eccolo ok, qua. Senti, ma il prezzo fa girare la testa qui? Il prezzo è un prezzo come al solito modico. Il prezzo di sito è 9.200 euro. Facci vedere ancora un rivoltè. Un rivoltè, lo apriamo. Sì, grazie. Eccolo qua. Anche la parte dietro. Oh, facci vedere il culetto. Fondello. Eccolo. Aspetta un poco, eccolo là. Ok. E voilà. Passiamo al prossimo ragazzone. 16234. Sì. Anno 2001, scatola e garanzia. Sì. Quadrante Jubilee, carinissimo. Questo bianco un po' pannato col... in sovraimpressione, in basso rilievo, tutte le R di Rolex, non so se si vede. Sì, ci penso io, lo faccio vedere io, ragazzi. Lunette in oro bianco, ottime condizioni, vedete la cassettina, ve lo apro. Grazie. Voilà. Sì, la cassetta è proprio bella. Andiamo un po' dietro, un Kumale. Eccolo qua, non vedo se lo inquadro bene, dimmi tu. Sì. Fermo così. Ok. 16234. Scatola e garanzia. How much? Costa 6.400 euro. Ok, e continuiamo la carrellata per Natale. Eccolo ragazzi, qua. Mi raccomando, è Natale. È Natale adesso. E così questo qua ve lo fate pure col cenone al polso. Assolutamente. Non può mancare. Allora, un Rolexino, la mole d'oro Pre-Owned. Allora. Il Carlino Certified Owned. Certo che quella è una certificazione. Allora qua abbiamo un 14270 Explorer 1 36 mm del 2006, scatola e garanzia. Sì. La richiesta di sito è 6.400 euro, caro il mio Giuseppe. Un 6.000 euro.
orologio intonso, sì, con la sua bella garanzia. Aspetta. Vai. Ok, sgancio ragazzi. Sgancio, tac. Sì. Fondellino. Aspetta. Eccolo qua. E voilà. Ok. E quindi questo 6K dicevi? 6 e 4. Bello. Eccolo. Andiamo avanti. Passiamo al fratello maggiore. Eccolo qua. Ah, che bello, il mio preferito. Ah, ti piace? Il mio preferito. Questo è il mio preferito. Allora, degli ragazzi, Explorer è il mio preferito. Qua abbiamo un 214-270 da 39 mm. Bello questo. La versione 2017 con sfere lunghe e Chromalight, quindi la più ricercata, nonché fuori produzione. Molto bello. Full set, ovviamente. Parliamo di un orologio. Vista laterale, Michi. Pochissimo. Eccola. Ok, fermo, stop. Ok, andiamo. Giro. Sì. Ok. Ecco qua, cassettina e fondello. Aspetta che vado io a vederlo, vediamo un poco. Sì. Eccolo qua. Sì. Orologio che inizia a essere un po' complesso da reperire perché fuori produzione. Lato corona, per favore, lato grazie corona. Per i nostri subito, amici. Subito, eccola. Ok. Ok. Quanto è qua? Aspetta, mi sono perso il prezzo. Ah sì, ve lo dico volentieri. 9.800 euro. 9.800. Senti, ma si tratta o non si tratta sotto Natale qui? Non so se... Metti qualche non so prezzo. Non so se tu hai notato che ho detto prezzo di sito. Questo vuol dire tutto e vuol dire niente. Michele Carlino tratta pure quando va a fare la spesa al supermercato. Ecco, la cassiera, sì, soprattutto. Ragazzi, un po' di vintage. Rolex Submariner 1680 del 79. Full set. Ok, bello. Pallettoni, tutto coevo. Bellissima la lunetta virata al bleu. Laterale. Sì. Qua sono ottime le condizioni. Fermo così, socio. Chiaramente. Catturare ogni attimo. Dicevi cassetta, di questo qua, Michi? Ottime condizioni per il suo tempo, chiaramente. Certo. Quindi vi faccio vedere la cassettina. Qua abbiamo tutto, c'è il corredo completo con l'ancoretta. Ci mancherebbe altro, Michi. Qui i livelli, il carico atteso di aspettativa è veramente altissimo. Quindi non devi smentirti. Io cerco di fare il massimo bravo, delle mie possibilità. Lo sanno anche i ragazzi. Ok, Michi. Voilà. Il prezzo qui l'hai detto? Il prezzo qua ve lo dico. E 17.200 euro. Facci vedere di nuovo un'ultima volta, certo, in faccia sto ragazzo qua. 17.200. Ok. Qualcuno un giorno diceva: la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Non so se. Ma poi ti aggiusto io i prossimi Q&A. Non era proprio quella. Ok, andiamo con l'altro. Va bene. Allora, il prossimo è questo qua. Che abbiamo genere? O... Sì. Ma sì, qua siamo su un Explorer 2 16570 del 99. Michi, questo qua lo devi vendere a poco, devi farlo per i miei follower. Ah sì? Devi venderlo a poco, questo quindi, per cortesia. Lo scontiamo. Allora, questo è un scatola e garanzia del 99, quadrante nero, come potete vedere. Vi faccio vedere anche il retro. Sì, bella la cassetta, guardate cassetta, ragazzi, quando corta. Le cassette sono così belle. A me piace sempre, perché vuol dire che chi ha avuto questo orologio ne ha avuto anche cura. Non mi pare che sia stato lucidato. È tenuto molto bene, adesso la lucidatura, però è tenuto veramente molto bene. No, è tenuto bene. Questo è da dire. Ovviamente qua tutte le clasp sono coeve, questo le bracciali, controllo tutto, ragazzi. Gli orologi che prende Michi subiscono, anzi sostengono, un serrato controllo in ingresso riguardante la configurazione. Questo perché vendere poi un orologio che non sia proprio coevo, insomma,
non è nei requisiti di Michele, No, non anzi. mi piace per me e non lo Ecco. propongo neanche, cioè tendenzialmente dove Esatto. riesco li Certo. sistemo, Giusto, giusto, giusto. insomma. Ok, Michele, Ok, quanto vado vendi avanti. questo qua? L'hai già Questo detto? qua, visto che hai chiesto un buon prezzo, ti faccio un buon prezzo. 8.200 Va euro. bene. Ok. Ok, d'accordo. Adesso ve ne faccio vedere una versione particolare. Questa Ah, che non bello. corredata, ma parliamo di un Ok. 91 16570 chicchi di mais. Ragazzi, questo è un chicchi di mais. Guardate il quadrante. Quando mi fate vedere, chicchi di mais, chicchi. Questo è un Fermati, chicchi di mais. fermati. Voglio guardarlo in faccia. Eccolo Giallo, non qua. bianchino, cremino, giallo. Notate anche le anse e poi Condizioni, soprattutto la lunetta. sì, condizioni di nuovo ripristinato dal sottoscritto. Ah, questo qui è Non vi come. sto a contare le balle che è nuovo ma indossato. Ok, No, va bene. ripristinato, Facci va vedere la bene? parte dietro, Michi, il culetto. Il culetto, eccolo qua. Ah, oh, guarda che bello. Quindi questo qua ha solo scatola, dicevi? La scatola la do io, non è coeva, ma Sì. ha solo l'orologio. Però Ok, do una scatola. ok. Ok, va bene. Ok. E quindi l'offerta sarà allettante, no, Michi? Per Ma certo i che sì. picciotti. Io di questo Picciotti, orologio ascoltate il prezzo, quanto è, vorrei Michi? realizzare 9.300 euro. 9.300 per questo chicchi di mais. Andatemelo a trovare così da un'altra parte e io me ne sto zitto. Ok. Allora, proseguiamo Vai. con l'ultimo Giuseppino. L'ultimo. Ultimo, ma non per importanza, No, decisamente no, l'ho forse lasciato per ultimo perché è fra i apposta. più importanti. Ba-ba-ba-bam. Madonna. Allora, ragazzi, questo qua è un 55. Quattro colpi quinta di Beethoven meritati qua. Esatto, 55-13 del 67, quadrante Gilt Bart Simpson. Ammazza. Riesci a zoomare sulla Stai tranquillo che coroncina? sta entrando direttamente dentro il monitor dei ragazzi, non ti preoccupare. Ghiera Long 5, Ragazzi, guardate che pezzo. coevità completa, ovviamente, bracciale Bracciale a rivetti. rivetti. Faccio Adesso ve lo giro, lo un faccio rivoltè, vedere, Michi. rivolte. Ecco qua. Ok. Adesso ruotalo di Aspetta che ti 90 faccio vedere gradi. la clasp. Eccola qua, Ruota di 90 guardate, gradi, per favore, Michi. 67, Facci 90 gradi, così, così. sei qua. Così. Così, ecco, vedi, così i ragazzi vedono bene. Vabbè, di qua, Ok. eccolo qua, ragazzi, vi offro dei bei dettagli. Questi sì che sono dei bei rivetti, Michi. Non Rifà il quelli di Tudor, quadrante. mannaggia la miseria. Questi sono i veri rivetti. Mannaggia la miseria. Ragazzi, questo è un pezzo introvabile, Togli il cioè guantino che voglio vedere l'orologio, non il tuo ditino. è un pezzo introvabile, un Gilt così, Bart Simpson prodotto boh, per 8 mesi, un anno forse, è qualcosa di veramente. Poi sono, cercateli, Questo è tremendo, cercate questo è veramente bello. 5513 Bart Simpson, trovatemene uno in giro che non sia ritriziato. Questo non è ritriziato, il quadrante è originale completamente, è un orologio perfetto che insomma ha veramente il Michi, quanto costa sto aspetta, ordigno? hai fatto vedere la corona? La corona è l'unica cosa che non è coeva perché tanto qualche intenditore ti farà poi l'appunto, quindi lo dico, Sì. Ok. ma la cambiamo e mettiamo quella giusta, quindi sappiatelo. La richiesta è 36.000 euro, ragazzi. È una cifra in valore assoluto grossa, ma non per questo pezzo, Ok, assolutamente. quindi ha tutte le carte in regola, i documenti Non ha i sono. Non hai i documenti, c'è documenti? solo l'orologio. Solo C'è l'orologio. solo l'orologio. Sì, assolutamente. Scatola? Non ha né scatola né Ok. garanzia. C'è la certificazione della Mole d'Oro Sì. che vale come certificato di Ok, originalità, lecita provenienza, certified garanzia. pre-owned la Mole d'oro. D'oro, Ok, esattamente. bene, Così. bene, 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 bene.
E quindi Giuseppe, ho finito questa carrellata. Oggi vi volevo far vedere Rolex perché era un po' che non facevamo vedere Rolex, quindi Certo. qualcuno ci criticherà, ci darà dei Rolexari, però fatemi dire, era l'argomento del momento e quindi insomma in Eh qualche sì, è vero, in modo effetti. andava fatto. Se volete vi faccio vedere però per chiudere così Ma veloce, aspetta, no? mettiti qua, Mi mettiti metto qua, qua, vi faccio mettiti. vedere questo gioiellino che ho al Mamma polso. mia, che bello. Lo troverete sul mio sito fra qualche giorno, un Panerai PAM 00915, Che bello, quindi è ragazzi. il più, chiaramente uno dei più richiesti, molto molto bello, full set. Bellissimo. Il prezzo ve lo dico fra qualche giorno, Ok, ci senti, ma devo di ancora questo pensare. c'è anche il cinturino C'ho in. 42 cinturini, questo è quello prêt-à-porter per usarlo e non rovinarlo, Ok. ma c'ho tutto, veramente tutto, Senti, hai tutto, anche il tutto. cinturino che piace a me, quello in gomma? In gomma? C'è, assolutamente, c'è Perfetto. anche quello in gomma. Quindi ragazzi vi ringrazio, questa videovetrina spero vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima, al prossimo Q&A. Io saluto anche voi, ci vediamo Grazie mille. prossimamente con Iscrivetevi a WatchFan, attivate la campanella campanella delle delle notifiche, pian notifiche. piano estendiamo i flap, riduciamo la potenza motore e ci accingiamo ad atterrare nelle festività natalizie. Mi Eh sì. raccomando, fatevi un regalo perché ve lo meritate, ce lo meritiamo Ce anche lo noi, non meritiamo, ce sappiamo lo ancora meritiamo. cosa regalarci, però vabbè. Io te lo devo fare a te il Ma regalo va, adesso. pure il regalo ti, pure sto Per lavoro mi dai da forza. Tu fare. cosa mi Io non li regali? faccio ai miei, fra un po' che sono una testa di cavolo. Sempre 50, poi non so mai che regalo fare. È sempre un Senti, problema fare i regali, se sì. tu volessi comunque, non so, regalarmi questo 915, io non oppongo resistenza. Ma sai qual è il problema di questo 915? Che non ha la data, no? Ma come io ho coniato, ho creato una frase, no? Sì. Che ho messo su Instagram, WatchFan80, così vi scrivete. Panerai. Panerai, basta. It's not a watch. Ah, it's It's an equipment. è un equipaggiamento. E certo, è Ho giusto. capito. Quindi è l'unico orologio per cui concedo una deroga, quella Ok, della data. va bene. Ma Allora, Panerai è Panerai. con questa perla, ragazzi, vi ringrazio e vi vogliamo bene. A presto. Ciao, ciao Ciao, ragazzi, ciao ciao, ciao. ciao.